trasferta difficilissima per il Casars nel primo turno di pool promozione contro il Sokol. Parte bene però la squadra di coach Raul De Stefano con la bomba di Pippo D'Angelo e con il solito jumper di Matteo Pignaton. Non si fa attendere però la risposta dei padroni di casa con la tripla di Slavez e la bella iniziativa di un ottimo Semez che arriva fino in fondo. Si presenta poi alla partita anche Sterle che trova un grandissimo movimento nel pitturato, primo quarto chiuso da questo bel jumper di Pignaton, punteggio 16 Sokol 14 Casarsa che trova due punti da Prenassi, ottimo taglio del numero 17 che segna su assist di Cristofoli, tripla per Stefano Babic, nuovo allungo per il Sokol che trova due punti anche da Sterle che evita benissimo la stoppata di Prenassi. Sokol che andrà sul più 4 all'intervallo nonostante questo canestro di Giovanni Bondelli, 32-28 il punteggio in favore dei padroni di casa, due punti con il jumper per Cristante seguito subito dopo da un ottimo Samuele Prenassi. Prova a tornare nel match Casarsa ma è dominante nel pitturato. Sterle trova quattro punti consecutivi, qua non può nulla Giovanni Bondelli, gancetto con la mano sinistra per il numero 16, allunga allora il Sokol sul più 5 al termine del terzo quarto con questa bella penetrazione di Seno che subisce anche il fallo, punteggio 48-43. Prova allora Rizzi a bucare la difesa del Sokol in penetrazione, 4 punti consecutivi per lui, riporta Casarsa in partita, altri due per Sterle, fino in fondo anche Stefano Babic, ma la partita è tiratissima. Casarsa trova il pareggio con Matteo Pignaton, siamo nell'ultimo minuto, arriva il canestro del sorpasso firmato Kojanec per il Sokol, due tentativi della lunetta per Seno, 0 su 2 per lui, ancora più 2 per il Sokol, ultimo tentativo per Casarsa che può addirittura trovare il canestro della vittoria, ma il tiro di Pignaton non trova neanche il ferro, recrimina un po' Casarsa per un possibile contatto sul tiro del numero 15, ma il punteggio finale è 59-57 per il Sokol, 16 per Sterle, 14 per Prenassi.